non c'è dubbio che l'attentato a Trump apra ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, la piaga dell'America violenta, nelle migliori delle tante ipotesi sin qui formulate, dell'America tanto, troppo armata degli squilibrati. Retaggio di una storia fatta di sopraffazione e conquiste territoriali, di guerre sempre vinte in qualche modo, Vietnam e aggiungo Afghanistan a parte, e sempre lontane da casa, tranne quella di secessione di secoli fa. La pallottola che ha colpito l'orecchio di Trump a pochi millimetri dal cambiare il corso della storia ha comunque centrato l'obiettivo di riaprire e nutrire le teorie del complottismo che sembrano parallele ed inevitabili in tutte le vicende USA, dagli attentati presidenziali alle Twin Towers, alla morte di Martin Luther King, sino agli sbarchi sulla Luna di cui quest'anno ricorre il 55° anniversario. Colpa di una democrazia complessa ed eterogenea, in cui la trasparenza totale della libertà di pensiero e di espressione deve fare i conti con centri di potere occulti, dove il consenso necessario deve formarsi nelle popolatissime vie di New York e San Francisco, allo stesso modo che nelle sperdute lande dello Utah o del Nevada, dove si vive in un'epoca parallela, distante dal 2024. Nella più sgangherata e folle campagna elettorale presidenziale degli ultimi 100 anni, con due candidati che definire sui generis è un complimento per restare in tema latino, il cui prodest dell'attentato a Trump porta ad una risposta immediata, seguendo una logica europea che però non è quella americana. Le cospirazioni, i progetti, i precedenti lasciano il tempo che trovano, perché la verità è che questa è la cifra da sempre di un'America ricca, potente, troppo potente e infelice, troppo infelice, sempre alla ricerca di se stessa, di un eroe o di un complotto, e nella quale una vita umana sembra contare di meno di una bugia, unica cosa davvero intollerabile per il fragile sentire comune. Forse il rifiuto della menzogna, anche piccola, anche quella a fine di bene, è l'unica cosa che accomuna i 50 stati americani, in grado di scandalizzare tutti. Che Nixon avesse manovrato, per esempio, servizi segreti, complottato, fatte cose mai rivelate, conta alla fine meno del fatto che abbia raccontato bugie. Ora il fallito attentato dà una spinta ulteriore a Trump, al punto tale che Biden, che si è preso anche il Covid ed è in isolamento, pare stia vacillando più del solito, dico, e stia prendendo in considerazione finalmente l'idea di ritirarsi. Resta comunque l'America della libertà, alle quale tanto dobbiamo e alla quale voglio sempre bene, ma che ogni tanto si scopre in mano a squilibrati che entrano nelle scuole facendo stragi, che in fondo lascia che un tizio qualsiasi, uno solo, decida chi debba essere il prossimo presidente degli Stati Uniti con una pallottola di un fucile da guerra. Che apre una piccola ferita e grandi, immensi interrogativi che, come sempre, non avranno risposta. Insomma, noi, con Ustica e lo stragismo del passato, siamo ancora dilettanti.